Avrete sentito il caso della scuola di Pioltello, in cui il preside ha deciso di istituire una festa, quella della fine del Ramadan, a causa della numerosa presenza di ragazzi islamici che frequentano l'istituto. Tutto questo per una presunta politica dell'integrazione di questi giovani nell'ambito dell'istituzione pubblica italiana. Ora, è evidente che se c'è un alto numero di islamici, una ricaduta nell'ambito di un gruppo scolastico è assolutamente necessaria. Per esprimere vicinanza a dei giovani che magari sono di seconda generazione e che a casa loro, in famiglia, festeggiano ampiamente qualunque tipo di cerimonia. Ma da questo a passare a una festa istituzionale che blocca la scuola per tutti, in Italia, corre un abisso. Infatti la forza dell'integrazione si basa proprio sulle proprie radici, sulla conoscenza del proprio radicamento culturale e della propria socialità, per poi aprirsi alle culture straniere. Quelle differenti. Perché abdicare totalmente rispetto alla propria cultura, facendo diventare predominante una cultura ospite, è un letterale suicidio della nostra identità. Un fatto gravissimo, che non permette né una maggiore integrazione, né una condivisione, perché quelli sono a casa loro a festeggiare e i ragazzini italiani creano solo problemi nelle famiglie perché normalmente i genitori in quelle giornate vanno a lavorare. Facendo così, insomma, si è creata una vera e propria ghettizzazione da un lato degli italiani e dall'altro degli islamici. Ma tutto questo ha una base ideologica fondamentale. Sì, perché la cancellazione delle proprie radici sta proprio alla base della lotta di classe. Cancellare le radici, cancellare la socialità, formare un'unica grande classe, non scolastica. Vincerà la classe operaia. Peccato che la stragrande maggioranza di quelli che hanno la tessera del PD in tasca abbiano anche il SUV nel box e che di proletariato ne abbiano letto solo sui libri di Marx. Insomma, chi ci sta imponendo la cancellazione della nostra identità, peraltro senza arrivare a un'adeguata integrazione dei giovani islamici, per esempio, ma anche di tutti gli altri, contestualmente impone delle regole, ma è serenamente libero di fare quello che crede a casa propria. Una cosa sbagliatissima, soprattutto su un'istituzione scolastica, che dovrebbe essere invece proprio il luogo dell'accoglienza, della condivisione e dell'integrazione. Ma ora cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo nel caso in cui dei professori ideologizzati applicano la loro ideologia nelle classi. Io non penso che neppure lo facciano apposta. È all'interno del loro DNA. Cancellare i valori, cancellare la cultura, cancellare l'identità, tutto per una presunta lotta di classe che non esiste più, che è legata al secolo scorso. Questo è un modello di integrazione della sinistra europea e del PD italiano, perché loro sono convinti che le classi meno abbienti, anche quelle rappresentate dagli stranieri e il cosiddetto proletariato, poi saranno riconoscenti e afferenti proprio a questa sinistra, anche dal punto di vista elettorale, nell'urna, non rendendosi conto che invece, avendo radici ben salde e famiglie molto unite, proprio quelle comunità sono quelle che li fregheranno per primi. Prova ad andare a chiedere che cosa ne pensano dei diritti umani in Arabia Saudita, in Pakistan o in Egitto. Cari compagni, vi ricordate Regeni? Insomma, l'ideologia vince anche sugli interessi di integrazione degli immigrati, vince persino sulla propria cultura, socialità e identità. Il 9 di giugno cambiamo l'Europa, cancelliamo l'ideologia di sinistra e diamo spazio al buonsenso. Vota la Lega.